Pronte a partire, compiono le prime pedalate anche le atlete femminili della categoria G3. Per loro i giri da compiere saranno 5, quindi 6 km di gara prima di portare a termine la propria fatica. Il percorso di Villongo, l'abbiamo detto, misura 1200 metri, di cui buona parte in leggera ascesa. Questo mette a dura prova le gambe degli atleti, specialmente quest'oggi dove il caldo si sta facendo davvero sentire, quindi una gara resa ancora più interessante da percorso e clima. Passano i giri, il gruppo si screma leggermente ma resta pressoché compatto, ancora una decina le ragazze che guidano la corsa e tra poco arriveremo all'epilogo. Suono della campana, si abbassa la testa, si spinge sui pedali e ci si prepara per impostare la volata finale. Tra poco scopriremo chi tra queste sei atlete riuscirà ad avere la meglio sulle avversarie. E nel finale guadagna un leggero vantaggio Emma Colombo, che riesce a mantenere il distacco fin sotto il traguardo. Al secondo posto transita Letizia Parini, mentre chiude il podio Martina Salamon. La classifica: quinta Valentina Ravelli della Villongo, quarta Martina De Vecchi della Caravaggio, terzo gradino del podio per Martina Salamon della Cicli Fiorin, seconda Letizia Parini della Orinese e vincitrice Emma Colombo della U-Green. Io sono un interista, neanch'io sono perfetto. Sono pezzo di tempo.